Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi parliamo delle Tartarughe Ninja con il loro ultimo film animato al computer, stile Spider-Man, quel misto di 3D, 2D che sta iniziando a piacere a molti. Abbiamo con noi un ospite speciale, il nostro gatto ninja preferito, Genji, ovvero il Genninja. Saluta Genji. Non saluta. Comunque ragazzi, io quando guardo un bel film, quando sono contento, penso mi si legga in faccia e magari lo mettiamo di qua, che di là c'è il culo di Genji. Ho già fatto l'unboxing, guardate che bella steelbook, questa è una bella steelbook, questa mi piace al mio consenso. Quando guardo un bel film, quando un film mi dà il benessere, proprio benessere mentale e dell'anima, io ve lo devo dire, questo film mi è proprio piaciuto. Sono cresciuto con i cartoni delle Tartarughe Ninja, come dice il produttore Seth Rogen, e dice proprio, cioè, negli extra dice che lui ha amato le Tartarughe Ninja sin dalla prima volta che le ha viste al cinema nel 1990, quando aveva 8 anni. Io avevo 8 anni quando ho visto le Tartarughe Ninja, il primo film in carne, ossa e pupazzi, al cinema. Quindi quando ha detto quella frase e ha prodotto questo film, ho detto, cioè siamo proprio simili, cioè siamo proprio dello stesso mondo, Seth Rogen, che ovviamente non mi cagherà mai, ovviamente, giustamente, però questa è una cosa mia. Ma siamo cresciuti tutti, vabbè, quarantenni, quarantacinquenni, ma anche un po' più grandi, insomma. Io mi ricordo quando mi hanno portato al cinema a vedere il primo film, anche il secondo film, e il terzo lo vidi in VHS, già il terzo era che andavano nel Giappone, indietro nel tempo, già era un po' meno. Poi avevano fatto anche degli speciali, vabbè, mi sembra in America, speciali televisivi, un concerto che aveva altri pupazzi delle Tartarughe Ninja, erano proprio... E poi mi ricordo dai film il tema Go Ninja, Go Ninja, Go! Che ritroviamo omaggiato qua all'interno del film. Proprio in un momento parte la canzone Go Ninja, Go Ninja, Go! E proprio il mio cuore è tornato indietro nel tempo. Però questo film, diciamo che ha un approccio molto più come la serie Nickelodeon iniziata qualche anno fa, fatta tutta in CGI, che a me piaceva, non mi dispiaceva affatto. Vidi solo 2 stagioni, non le ho viste tutte. So che c'è anche un cartone nuovo per Netflix, adesso devo andare a esplorare perché sono curioso. Diciamo che con questo film, sapete, quando guardate qualche film vecchio non ci pensate più, poi guardate qualche film, cioè vecchio, qualche film in generale, e vi riaccende quella passione a cui non pensavate più. E adesso mi ha proprio fatto venire voglia di recuperare i fumetti originali delle Tartarughe, che erano anche più violente, e non ho mai letto quelle opere, e sto film mi ha fatto... Moreno, devi esplorare un po' le cose che non sai ancora delle Tartarughe Ninja. Però diciamo che questo film è giusto per i bambini, è giusto per gli adulti, non ci sono parolacce, la violenza è giusta da cartone animato, cioè bella. Insegna anche i bambini a rispettare gli altri, a proteggere gli altri. Insomma, è un cartone animato che va bene per tutti. Ma il film è veramente bello, l'approccio è nuovo, giovanile, fresco, doppiato in inglese benissimo, veramente benissimo. In italiano già Splinter, che in originale è doppiato da Jackie Chan, in italiano: oh, dove state andando ragazzi? Oh, Michelangelo, dove stai andando? Ci stanno attaccando. Splinter parla così in italiano e mi è stato proprio sui... non dico la parolaccia, cioè bastava parlare in italiano normalmente, non c'era alcun problema. Che Splinter qui ha delle origini diverse. In ogni versione delle Tartarughe Ninja le origini sono sempre leggermente modificate e potrebbe non piacere questa origine di Splinter, però guardate il film con una mente aperta, nuova, cioè pensate che per una nuova generazione, no? Come altri prodotti di anni fa delle Tartarughe Ninja, per nuovi ragazzi, per nuovi appassionati, perché lasciatevi andare, perché è veramente un bel film, e poi i combattimenti sono belli, ci sono delle inquadrature pazzesche, delle inquadrature, proprio delle scene pazzesche, ragazzi, cioè proprio quando lo guardate vi
con la musica di sottofondo, che la colonna sonora è composta da Trent Reznor e Atticus Ross, che in alcuni momenti sembra di rivedere The Social Network. Cioè, sembra The Social Network in alcuni momenti. Poi ci sono anche delle tracce musicali, canzoni che abbiamo già sentito nell'arco della nostra vita, che all'interno del film, abbinate a quell'inquadratura, a quelle scene, cioè ragazzi, è veramente una figata sto film. Mi è piaciuto un botto. E poi bello, poi passiamo al video, il combattimento di Splinter, che ne ha uno. Non voglio spoilerare le origini, eccetera, però in quel combattimento, guardandolo, e prima ancora di guardare gli extra, ho detto, cioè, doppiato da Jackie Chan, e gli animatori hanno omaggiato i combattimenti di Jackie Chan, perché Splinter inizia a menare, poi dopo si prende coraggio, lo spingono sulla sedia, cioè quel menare ma commedia che ha Jackie Chan, intrattenimento di Jackie Chan. E infatti negli extra dicono che il combattimento l'hanno fatto basandosi sui combattimenti dei film di Jackie Chan, omaggiando Jackie Chan in Splinter. E applauso, veramente ragazzi, io attendo un secondo capitolo. Non ha avuto un budget come Spider-Man, ok, e non ha guadagnato come Spider-Man. Se ricordo bene, il budget è meno della metà del budget di Spider-Man Across the Spider-Verse, il secondo capitolo, ma non per questo è un prodotto scadente. L'animazione è bella, 3D, 2D, il pelo di Splinter sono ciuffi di matita di disegno, la luna, cioè disegnata, cioè è un altro stile rispetto a Spider-Man, è un'altra cosa. Io avevo letto vari commenti che dicevano sì, ma non è come Spider-Man, non ha quell'animazione di Spider-Man. No, è figa pure questa, è solo diversa, è un altro approccio, cioè ci sono gli oggetti che magari la scritta è tutta scarabocchiata così, in base 3D ci sono le cose 2D attaccate sopra del disegno. Guardatelo perché merita tantissimo, veramente merita tantissimo. Ma passiamo al video. Master 2K per questo fantastico film d'animazione, HDR10, Dolby Vision, un Dolby Vision ragazzi. Dico subito che la versione 1080p come colori, ma non ci siamo neanche minimamente alla versione 4K, neanche minimamente. Poi le piccole sfumature di colore, di schizzi, per esempio nelle fasce sugli occhi delle tartarughe, quando si girano fanno, creano un'ombra, ma proprio le sfumature di colore, sembra che ci sia del bending, perché non copre tutte quelle sfumature di colore. Quindi bello, il Blu-ray va benissimo, il 1080p se potete solo vedere quello va benissimo, però cioè ci sono quei colori che sono pazzeschi nel 4K, veramente pazzeschi. Poi il Dolby Vision con le alte luci, che voi dite di nuovo ma alte luci in un film animato, avete visto Across the Spider-Verse? Beh, situazione diversa ma molto simile qua, perché quando menano gli altri nel garage esplode la bombola, c'è il fuoco, c'è quella fiammella con tutti i tratti di disegno che fanno così, ciao Greninja, ciao, tutti gialli, è bellissimo. Quando vanno all'interno del locale abbandonato, non spoilero niente della storia, però vi ripeto, guardatelo con mente aperta, perché c'è qualche cattivo che non è cattivo in questo film e potrebbe farvi un po' storcere il naso, ma lasciatevi trasportare. È cambiato qualcosa? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Poi ci sarà sempre un 2, perché il film c'è qualcosa dopo i titoli di coda, finisce così e magari nel 2 cambiano le carte in tavola, quindi godetevi il film così, non storcete il naso su qualche cosa, per favore, come tanti si sono incazzati, tutti che si lamentano, toccano un po' la storia e si lamentano, ma guardala con occhi aperti, dai, lo facevo anch'io, io anch'io mi lamentavo su Star Wars, su tante cose, a parte Rey che ruba i nomi, quello non mi va proprio giù, però guardiamoli a mente aperta. Ma parlavo delle alte luci, quando entrano in quel locale che ha la luce ultravioletta, no? Che esalta tutto il colore dei denti, della fascetta sugli occhi, degli oggetti sui vestiti. Wow, veramente wow ragazzi, è veramente un bel video. 2K non necessita assolutamente, secondo me, un 4K, un film animato così non penso ci sarebbe grandissima differenza, ma dal 1080p a 4K, il 1080p è più morbido, proprio sui quei tratti di disegno sono meno definiti. Poi il bitrate arriva anche a 100 mega nel disco 4K, il Blu-ray si ferma a 23-29 mega circa. E ragazzi, date col 4K, veramente bello, sul vostro televisore, sul vostro videoproiettore, godrete, secondo me godrete ragazzi, è veramente un disco consigliato, quell'animazione, le battutine tra di loro, è proprio bello, 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 bello. Ragazzi, passiamo all'audio.
Traccia italiana Dolby Digital 5.1, la traccia Dolby Atmos cinematografica non c'è, non ce l'abbiamo, non ce la meritiamo, come anche le altre lingue, tedesco, francese, spagnolo, non ce la meritiamo la traccia Dolby Atmos, neanche su base Dolby Digital Plus, che andrebbe già benissimo. Comunque, come l'italiana, diciamo che si sente che ci sono meno canali, soprattutto nella parte bassa, quando si menano nel garage, il combattimento finale è più tutto suddiviso meglio tra i back e i laterali. L'italiana va benissimo per sentire il film, ragazzi, davvero non mi lamento, si sente bene. Il subwoofer rispetto alla traccia inglese Atmos è più non presente, è più sporco, è leggermente più sporco. Potrebbe sembrare che la Dolby Digital sia un po' più alta di volume e che ha un po' più di frequenze basse, ma è perché è più sporca, ragazzi. La base da cui arrivano tutte e due le tracce è la stessa. In inglese ha più suddivisione nella parte sotto, effetti Atmos da sopra, ho sentito un rombo di tuono della pioggia leggera, una piccola cosa nella parte finale, ma davvero la parte sopra, peccato non è utilizzata così tanto. Ma dato che ho dovuto alzare un po', bel po' il volume della traccia inglese per avere un po' più di corposità, io confermo, ragazzi, oramai ne guardo di film. Ho visto un Blu-ray 1080p l'altra sera, un film horror, come si chiama, Speak No Evil, e quella non è una traccia toccata, cioè appena fai play il centrale, gli effetti sonori, cioè si sente quando una traccia esprime tutte le sue potenzialità, e la traccia Dolby Atmos, cioè il mix, la traduzione per l'home video della traccia cinematografica è stata toccata anche in questo caso, esattamente come il Paramount ha fatto anche con Mission Impossible e tanti altri film, ragazzi, è toccata. Fa schifo? No, perché si lascia sentire alla grande, dovete alzare di più, e io sono sicuro che la traccia cinematografica ha ben altra corposità. Proprio ci sono dei momenti nel film in cui parte musica, effetti sonori e parlato, tutti nella stessa scena, cioè sta iniziando il casino, ragazzi, oh, e sembra che ci sia uno con la mano, ehi ragazzino, no, stai fermo qua. Parla ma non urlare, stai fermo qua. E questa è l'impressione che ho con tantissimi film su disco. Mi hanno detto anche di The Meg in versione Atmos italiana, che non è paragonabile alla traccia che si è sentita al cinema, neanche, ma proprio neanche minimamente. Io non l'ho ancora comprato, e come si fa a non crederci? Cioè, non va bene questa situazione, ragazzi, non va bene, anche perché io sto sentendo su Netflix la serie degli Usher, ho sentito Maestro, che è Dolby Digital Plus 5.1 in italiano, ho sentito l'ultimo film del creatore di Yo Robot, di Mr. Robot, mamma mia, avete già capito quale film parlo, in Atmos italiano, e ragazzi, seppur su streaming in Dolby Digital Plus, quelle non sono tracce toccate, cioè si sente proprio la differenza quando inizia il momento di musica, di effetti sonori che pompano e spingono. E io non riesco a capire perché devo continuare a pagare un disco 30-35 euro, dipende dalla versione, e ritrovarmi una traccia, seppur in Atmos, ma toccata. Non riesco a capire il senso, e spero che qualcuno, io sono piccolino qui nel canale, io dico solo la mia, ragazzi, io non ho potere in niente, parlo solo con voi e basta, ma spero che qualcuno ai piani alti magari si accorga della cosa e dica, ma che cacchio state facendo, cioè lascia la briglia sciolta alla traccia, ma cioè, c'è gente che compra, che partiamo dalla soundbar costosa, impianto 5.1, 7.1, Dolby Atmos, ognuno fa quello in casa che può permettersi, assolutamente, però bisogna dargli onore ai soldi che spendi, dato che compro un disco e dovrebbe essere la cosa top il disco. Io compro il disco, video e audio deve essere al top, e non è al top. Però la traccia è divertente, sia in italiano agli effetti sonori, assolutamente, sia in Dolby Atmos, ma una vera traccia è un'altra cosa, è un'altra cosa. Vabbè, passiamo agli extra, ragazzi.
extra, ci sono 4 extra all'interno del film, 3 extra abbastanza brevi, 6-8 minuti, che vi spiegano la creazione del film, la fase di doppiaggio, intervista in mezzo a Seth Rogen, dice quello che ho detto io, che ho visto il film al 1990 quando aveva 8 anni, esattamente come me e come tanti di voi al cinema. Me lo ricordo ancora, cioè il cinema, me lo ricordo ancora l'emozione di andare a vedere le Tartarughe Ninja al cinema, che il primo era leggermente più dark, il 2 era già più divertentello, nel 2 c'era Bebop e Rocksteady, ricordo, nell'1 non c'erano loro. Bello, bello, per un ragazzino, cioè, è stato veramente bello. Comunque sono extra, si lasciano vedere, carino, bello i ragazzini in inglese che erano tutti nella stessa sala di doppiaggio proprio per ricreare l'alchimia che hanno le quattro tartarughe, inventavano frasi, il regista, gli animatori si adeguavano a quello che inventavano loro, che aggiungevano alla sceneggiatura. Degli extra, insomma, niente di rivoluzionario, ragazzi, però 3 extra carini. Poi come ultimo extra, che dura 20 minuti, c'è un disegnatore con un altro che vi insegnano a disegnare proprio passo dopo passo a disegnare la faccia di Leonardo, che poi potete colorarla come volete, la fate un po' più tozza, potete fare Michelangelo, Donatello, Raffaello, potete disegnare quella che volete, però è stato molto carino, 20 minuti, ci ho provato anch'io ragazzi, e non è bellissimo, cioè non è bellissimo. Non è esattamente quello che vi insegnano loro. Comunque, volevo di più di extra, ma no, va bene così, vedi i doppiatori, vedi un po' la situazione, poi in inglese, il cattivo in inglese è doppiato da Ice Cube, ragazzi. Che alto, cioè conoscete Ice Cube e ha quel tono, quella presenza in italiano, seppur bravino, non è assolutamente la stessa cosa. Non è assolutamente la stessa cosa. Guardatelo in italiano. E io vi consiglio di assolutamente guardarlo in italiano, ma guardatelo anche in inglese, perché c'è un'alchimia diversa. I doppiatori in italiano delle tartarughe sono bravi, non mi è piaciuto Splinter assolutamente, che mi fa «Oh ragazzi, adesso andiamo!» Orrendo, che poi Jackie Chan, sì, è cinese, ma non parla così in inglese, cioè... Vabbè, comunque ragazzi, vabbè. Ve lo consiglio questo disco, vi consiglio il film... È bello, è proprio bello le Tartarughe Ninja, mi è piaciuto tanto e ho proprio chiamato amici a casa, spero presto, per mostrarglielo, perché è veramente bello ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Ma noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K, quindi sayonara a tutti, kawabanga e bye bye. Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja, go!